sto a schiattare di caldo, mi sono fatta ste scale che vorrei poterti far annusare l'aroma di pipì ed escrementi umani che si sentono su queste scale che percorrono il meraviglioso Lungotevere. Ragazzuoli, con questo caldo afoso di agosto, questa Roma bollente, qual è l'alimento della tradizione romana più rinfrescante, evergreen l'estate, che mentre cammini per le strade di Roma, guarda qua c'è sta Lungotevere Expo, che qua la sera tra l'altro si riempie di turisti e di movida. Gireremo un video a tema grattachecche. A Roma abbiamo diversi posti che la propongono in più chiavi. Che cos'è la grattachecca? Regà, in parole povere, questo blocco di ghiaccio che un tempo si utilizzava per refrigerare gli alimenti che non potevano essere refrigerati, perché regà, ai tempi c'erano i frigoriferi. A me non mi risulta che c'erano i frigoriferi. Ci vuole pure un po' di culo a nascere nell'epoca giusta. Tendenzialmente condita con i più disparati aromi, frutta fresca, chi più ne ha più ne metta. Oggi ne vediamo tre, le più famose di Roma. Partiamo dalla più storica, che apre nel 1913. Cioè, te stai rendendo conto quanti anni c'ha? Namo, perché io mi sto già a sciogliere. Ragazzuoli, si sta sciogliendo istantaneamente, si sono modernizzati dopo 109 anni di storia, la più storica della zona, hanno deciso di aiutarsi con la macchina automatica che trita il ghiaccio. Ne ho prese due, una al cocco limone, pezzi di cocco, e questa mango e melone, visto il limone era già spremuto da loro, quindi limone fresco. Mi sto ghiacciando le mani, calcola. Iniziamo. Incredibile. Sa di ghiaccio. Scherzi a parte, sa di orzata. Vabbè, regà, chiaramente la grattachecca è un alimento che nasce con come materia prima l'acqua. Non è che te puoi aspettare di assaggiare qualcosa di wow, è un salvavita in queste situazioni. Sulle spiagge di Roma è un classico prendersi la grattachecca, però sai che c'hanno sto blocco di ghiaccio e dici: ma scusa un attimo, zì, ma dove l'hai preso sto blocco di ghiaccio? Da dove l'hai tirato fuori? Che ci hai fatto? Ti sei rinfrescato un po' i piedi? Qua sai che è fresco. C'è la signora stra gentile. Pezzetto di limone, non per i sensibili. Oh, devo andare a smucinare un pochettino, perché ho visto che c'è anche una meravigliosa nonché zuccherosa Amarena Fabbri, vabbè, industriali. Sai che il marchio è comunque un marchio buono. Come fai a riconoscere che è Fabbri? A parte che le ho viste, però di base la Amarena Fabbri la riconosci perché c'ha proprio un gusto suo unico. È buona, non è la Amarena del discount. Sì, melone e mango. Qui lo sciroppo è un po' più chimico, quantomeno lo sciroppo di melone non mi fa impazzire, prevarica troppo il mango. La cosa bella comunque è che vai lì, c'è un sacco di scelta, non sapevo dove mettere le mani. Ho visto pure quella allo zabaglione, però volevo scegliere due gusti che più o meno si potessero accostare bene assieme. Oh no, guardate, sono finite! Un iceberg, metterò su sta marena. Però posso dire una cosa, avrei abbondato un po' di più con i pezzi di cocco, dai, su. Il cocco costa, eh. È freddo. Ho capito che cosa, però alla fine sono un pezzo di ghiaccio, una smandruppata di succo, mettimi due fettine di cocco in più. Per ora chiosco la Fonte d'Oro, era la mia prima volta, quantomeno. Che può fa? Obbligatorio, eh. Mi è colata ovunque, mi sento appiccicosa come non so cosa, una persona che non se lava da anni. 7 euro per due grattachecche. Lo so che mi dirai, oh, ci ha messo un po' di ghiaccio. Perché i prezzi di Roma questi sono. Comunque quantomeno molto pulita, fa tutto la signora, è stata molto gentile, devo dire. Paghi la location, stai a 2 metri dal Tevere, però quantomeno è l'unica cosa che ti può salvare un po' le chiappine da questo caldo torrido. Guarda che casino sta via ogni volta. Oh, apprezza che per trovare parcheggio qua ci ho messo un pochettino, eh. Ma gente, ma Roma, ma siamo a Roma, siamo ad agosto, ma che state a fare? Ma volete andare al mare? Ci stiamo dirigendo alla seconda, Sora Mirella, 1915, quindi 2 anni dopo questa che abbiamo già visto. Ma come mai arrivano tutte nella stessa zona? Cioè, 300 metri arriviamo all'altra. Ma come hanno fatto a sopravvivere questa concorrenza? Ma questi d'inverno che fanno? Chiudono baracche e burattini? Qua c'entrano almeno due da Cesandero. Guarda che belli sti scorci, piante rampicanti che crescono lungo quelle pareti. Però c'è da dire una cosa, a Roma ad agosto i parcheggiatori abusivi su sta via ci stanno, e questi sono già 10 punti in più.
Vedi, questo è il vecchio metodo. Man mano, col raschietto. Chi te la fa sulla spiaggia te la fa così in genere. Questa volta sono andata per quella al caffè, mi ha detto questa è una specialità. Ci conto, eh. Mo qua mi hai gonfiato le aspettative, eh. Con panna 4,50, una bella botta, è piccoletta, però più cremosina. Come hai visto qui la grattano a mano, non c'hanno il macchinario. La particolarità di queste granite è che aggiungendo 50 centesimi poi aggiunge cocco. Oggi stiamo a viaggiare di spot in spot, qua è un po' più tranquillo. Rispetto all'altra i prezzi sono un po' più alti, però possibilità di personalizzarle un po' di più. È 1,50 euro in più, mix di frutta, 1 euro un po' di aggiunta di cocco. Namo. L'aveva detto che era il pezzo forte, buona. Te ne immagini questa sotto la spiaggia? Caffè italiano, ad hoc, fresco, la panna chiaramente, regà. La panna è panna industriale, basta che scegli la marca, la centrale del latte, Z-Mill, le panne sono più o meno tutte uguali, queste così, quindi non è che ti faccio il commento sulla panna. La grattachecca è particolarmente cremosa, sembra più una granita. Ma infatti c'è scritto granita. Ah, è una granita? Panna, sì. E perché l'ho presa? Non è in competizione. Oh, però è buona, te lo posso dire. 4,50. I prezzi sono un po' altini, raga. Passiamo alla prossima. Sciroppo di menta, liquirizia e anice. Mi ha chiesto, ma questa vuoi alcolica o analcolica? Io ho detto, secondo te, alcolica. Bravo. Utilizzano tutti sciroppi Fabbri. Te lo dico così, giusto per darti un'idea. L'anice si sente a palla. Io sono una fan dell'anice, mi piace particolarmente la sambuca, questi liquori un po' dolciastri. Lo sciroppo alla menta, raga, sciroppo alla menta, che... Qui noti quanto siano grossolani i pezzi di ghiaccio, nel senso che rispetto al macchinario che tu trita in automatico, qua trovi un po' più di imperfezioni che sinceramente gradisco di più nel concetto di grattachecca. I prezzi sono altini, questa 4,50, ci spenderei 4,50? No, è tutto da contestualizzare. C'hai il Tevere, c'hai l'isola Tiberina vicino, c'hai Trastevere, gli affitti so quelli che so, per un turista che c'ha sete e c'ha voglia di qualcosa di fruttato, ci può sta. Linea di massima 8,50, guarda, 4,50, caffè e panna 4,50. E perché ho speso 8,50? Mi hanno risparmiato 50 centesimi, grazie. Guarda che peccato, a me ste cose proprio... Roma c'ha una potenzialità immensa come città, ma i romani non gliela fanno. Siamo noi i primi a creare questo. Plastica, buste di immondizia, bottiglie, bottiglie di vetro, regà. Mi viene da piagna, lo posso dire. Guarda che scempio, guarda che scempio. Guarda dove mi tocca parcheggiare la Dacia. Accanto ad una meravigliosa Tesla. Adesso prendiamo la macchina, ci spostiamo all'ultima grattachiccheria, che è la più famosa di Roma, dal 1933. Paghi con l'app, termini la sosta. Niente parchimetro. Sai che devi stare più tempo, allunghi la sosta. Sai che devi stare meno tempo, a diminuisci la sosta. No, che paghi e devi mettere il ticket. E fai, oddio, c'ho il ticket e mi scade, devo andare ad allungare. Siamo al paleolitico qua. No, va. Ma chi te lo dà? Ma chi te lo dà? Sto museo a cielo aperto. Guarda che bello. Un po' meno il traffico, eh. Il caldo, regà. Guarda che bello guidare con il San Pietrino. Guarda che bello guidare per le vie centrali di Roma, dove c'è la ZTL dietro l'angolo. E se non metto Waze mi incollano. Ma pure questi con sti monopattini, no? Ma ti rendi conto? Guarda la paraculata per eccellenza. Mi raccomando, ragazzuoli, dashcam, come vi ho già detto in passato, per salvaguardarvi da possibili sinistri stradali, ragazzuoli. L'azienda di questa dashcam non mi sta pagando, ragazzuoli. Io vi sto dicendo una cosa di cuore, come si dice ad un amico. Ragazzi, si dice che chi guida a Roma può guidare ovunque. C'è da uscirne pazzi. Tutti sti chilometri per cosa? Per un pezzo di ghiaccio. Ma perché lo sto a fare? Ultima tappa, Sora Maria, ma com'è ste grattachecche si chiamano tutte Sora Pia, Sora Maria, Sora Mirella, Sora di quell'altro? Però è carino perché fuori c'è stata la foto del... credo sia Maria a sto punto, sarà Maria. Oh, ma guarda che bella. Allora, partiamo vuol dire che anche loro, come la prima grattachecche che abbiamo visto, io non lo so, invento termini, grattachecche se può dire in italiano, io l'ho detto, quindi mi prendo la licenza poetica di poterlo dire. Oh, un tempo si faceva così, i poeti si inventavano le cose, le parole che non
stavano né in cielo né in terra con l'italiano, però potevano fare perché loro erano poeti, io non lo posso fare, fammi capire. Io mi prendo questa libertà. Utilizzano gli sciroppi della Fabri. Oh, ma vogliamo alla Fabri, eh? Hai capito quanto fattura? Anche loro, come la prima, non grattano a mano, hanno il macchinario mango, maracuja, cocco, limone e frutti di bosco. Sottile, non è troppo grossolano. Buono, eh? Molto dolce. Sono state un po' tutte molto dolci per via dello sciroppo. Si sente la maracuja, si dice maracuja. Tra quelle che abbiamo preso nei vari posti, questa è quella che riuscirei a mangiare forse in più quantità dopo quella col caffè. Guarda che carina, guarda che carina la mora, la scoppietta. Questa prende il nome da Sora Maria, quindi io da questa ho alte aspettative, vuol dire che è un cavallo di battaglia. La regola impone che quando un piatto riporta il nome del posto deve essere il piatto più buono di tutti. Se io domani apro un ristorante con un piatto che si chiama Giulia Crossbow, la gente se lo prende per dire: ma fammi capire che c'ha sto piatto, se è una merda io ho dato una sola, capito? Beh, no, non è così lontano dal prodotto originale, eh. È un tesoro. Un tesoro intriso di merda. Questa cosa dei pezzi di cocco mi piace molto perché è rinfrescante. Mi piace il fatto che li abbiano lasciati più grossolani della prima grattacheccheria che abbiamo visto, che erano un po' più a ostia. Amarena a palla proprio, Fabri. I sciroppi sono Fabri, le amarene le ho viste, so Fabri pure quelle. Una cosa che non mi piace molto è che se sommiamo, leva che fa caldo, però riesci a capire, guarda, te lo pulisco, quanto sciroppo e ghiaccio c'è. Il fatto che ci sia la macchina che lo trita me lo fa sciogliere prima, esatto, e questa cosa un po' mi dispiace perché il concetto della grattacheca è proprio sentire i pezzi mordere e a ogni morso sentire proprio il pezzo di ghiaccio che ti si sgretola sotto i denti, sperando che ti si sgretoli il pezzo di ghiaccio e non il dente, perché in quei casi metti da parte 5.000 euro, vai da dentista e fatti insegnare dalla croce, perché i dentisti se fanno ti mandano pure una mazzadona. Conclusioni finali di questo video ricco di zuccheri. Regà, ultimo posto, 5 euro a granita, 10 euro, non ce la faccio più, non voglio più vedere granite per il resto della mia vita. Questo video è stato il video che mi è pesato di più per una questione proprio di eccessiva dolcezza. Conclusioni finali: mi risulta difficile creare una classifica quantomeno corretta, perché tutti e tre i luoghi che abbiamo visto si differenziavano in qualche modo. Questo ad esempio era molto costoso, però in compenso aveva dei pezzi di frutta molto grandi, e questa cosa inevitabilmente faceva alzare un po' di più il prezzo delle grattachecche. In scompenso il macchinario che ti trita il ghiaccio te lo fa sciogliere istantaneamente perché fa caldissimo. La prima, la più storica, tu guarda, è quella un po' più economica. Nonostante avessero il macchinario, risultava un po' più grossolano il ghiaccio rispetto a quest'ultima che abbiamo visto. La seconda, te posso dire una cosa, leva quella lì al caffè che mi è piaciuta da morì, però mi dirai: Giulia, quella non era una grattachecca, era una granita. Va bene, lasciamo perdere, ignoriamo quella. La tradizione prevede che il ghiaccio venga grattato a mano, e io questa cosa la riconosco nel momento in cui mangio la grattachecca e te la provo proprio a mani basse. Quindi per gusto personale mi sento di premiare la seconda, perché mi piace proprio questa cosa del ghiaccio che senti sotto i denti e non sparisce in bocca nel momento in cui lo metti. Il format delle grattachecche secondo me ha senso di esistere in ambienti quantomeno turistici, perché io fatico a vederlo fiorire in ambienti periferici. Io adesso vi saluto e vi saluterò con ma questo è Rick. Vi saluto con Rick e vi auguro tante belle cose. Ci vediamo ad un prossimo video unto. Questo video ti ha proprio distrutto, posso dirlo? No, non ce la faccio più. Ce la faccio più, troppi zuccheri. Non ce la posso fare. Io a me mi dici dai cose salate per essere felice. Volevo fare un contenuto fresco, che è stato rinfrescante e piacevole fino alla prima grattachecca. Poi dalla seconda, già che deglutire inizia a diventare complicato. Vabbè, ragazzuoli, io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, abbasso la Lazio, e ve lo dice una a cui non frega un cazzo del calcio, va bene? Ciao! Ho sbagliato strada 30 volte, però andrà tutto bene e concluderò questo video. Svolta a destra. Lo farò. E poi svolta a sinistra. Lo farò anche quello. Registrare un video sulle granite e fare chilometri prima di poter andare in bagno ad espellere è la cosa più sofferente di sempre.